in me at the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bay. Io ho conosciuto Marilisa al Forum Giustizia del Partito Democratico e apprezzo l'impegno e la passione civile. Quando mi ha chiesto di venire a Milano a darle una mano, insomma, non ho esitato. Io sono stato, prima di essere qui, a Roma, al Quirinale, poiché oggi, 9 maggio, da 3 anni a questa parte, si celebra una giornata molto importante, che è la Giornata Nazionale della Memoria per le Vittime del Terrorismo. E come un fulmine a ciel sereno si è abbattuta, dinanzi alla prospettiva di una nuova giornata della memoria, si è abbattuta la vicenda dei manifesti di Milano. Immettere nella lotta politica una frase, i magistrati sono come dei brigatisti, significa negare la storia, e si tratta in qualche misura di un'offesa, ma badate bene, non solo alla memoria delle vittime che io in qualche misura qui rappresento, io credo proprio rappresento un'offesa nei confronti della collettività, perché quelle vittime hanno pagato perché una democrazia migliore risorgesse e si sviluppasse nel nostro paese. È un aspetto talmente intollerabile, quello dei manifesti a Milano, che lo stesso Presidente della Repubblica decide di parlarne nel giorno della memoria. Siamo quindi di fronte a un momento storico particolare perché possiamo vincere, ma siamo anche di fronte sempre, diciamo, a momenti di emergenza costituzionale. E anche Marco, che non abita a Milano, ritiene che appunto questo sia un momento storico speciale, ha voluto venire nel giorno della memoria, stamattina ha sentito le parole di Giorgio Napolitano. Oggi Napolitano ha parlato di un evento cittadino che però ha una rilevanza nazionale e l'ha fatto con una chiarezza, una limpidezza che aveva avuto la 2 anni fa, esattamente, diciamo, più o meno in questo periodo, quando c'era il famoso scontro sul corpo di Eluana Englaro. In entrambi questi casi, molto diversi fra di loro, il Presidente della Repubblica che cosa ha fatto? Ha messo, diciamo, i paletti a quello che è un vero e proprio, diciamo, con la possibilità di un vero e proprio sconvolgimento e violazione totale dei principi supremi della nostra Costituzione. Ed è per questo che queste elezioni sono particolarmente importanti, è per questo che io stessa sono orgogliosa che mi abbiano chiesto di candidarmi, ci mettiamo la faccia, ma per una giusta causa. Se siamo arrivati a questo punto in Italia, forse è il momento di, come dire, trarre delle conseguenze, di lanciare un allarme, ma non limitarsi a lanciare un allarme, a fare qualcosa. E quindi il mio vuole essere un incoraggiamento, un in bocca al lupo a candidati coraggiosi come Marilisa, Giuliano Pisapia, e in qualche misura l'invito a voi, cittadini appassionati. Auguri Milano, grazie. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear.